siamo diventati sindaci del paese dei balocchi. Fino, allora, com'è andata questa serata? Questo lo devi dire alle persone. Io credo, no, sono sicuro che sia andata molto bene, anche perché io su un palcoscenico mi do totalmente, sia che c'è uno spettacolo, sia come questo spettacolo sotto forma di intervista. Essere il sindaco dei bambini di questa zona, poi magari mi piacerebbe essere il sindaco di tutti i bambini del mondo, questo sì, ma perché adoro i bambini e amo essere anche io un bambino, come dico sempre, per cui grazie. È bello, veramente emozionante. Una domanda: non c'è miglior personaggio come Pino Insegno per chiedere come si può sviluppare il talento in un bambino? In un bambino significa, come anche nelle persone più grandi, significa innaffiare sempre il tuo giardino mettendo dei semi, studiando, inseguendo i propri sogni e crederci fino alla fine. Hanno tentato di interromperli i miei sogni spesso, e magari quei no sono serviti per farmi crescere e aprire altre porte, vuol dire che quel no serviva per fare altro. Per cui il talento, ci si nasce un po' con un po' di talento, ovviamente, ma quel talento lo puoi anche creare tu, con la voglia di fare, con la voglia di studiare, con la voglia di impegnarti, la voglia di non mollare mai, che nessuno possa interrompere mai i tuoi sogni. Quello è il talento, perché poi il genio è una cosa. Talento significa arrivare al massimo di quello che tu puoi fare e avere la soddisfazione di farlo. Come sta andando e quali sono ancora tutte le cose che questi bambini possono fare in queste prossime due giornate? Effettivamente sono state due giornate impegnative, ma ce ne aspettano altre due. I bambini qui possono divertirsi in tanti modi, con dei laboratori, gli spettacoli, i giochi, con il campo dei miracoli e con la balena, con Geppetto. Insomma, qui c'è veramente per tutti, per tutte le età, per tutti i gusti, ma anche per i grandi, che domani parliamo di teatro e disabilità, e insomma poi domenica c'è questo grande spettacolo, ormai diventato un must, che è lo spettacolo finale delle 23, quindi insomma tante cose ancora per giocare, per pensare e per divertirsi. Siamo entrati nella favola, bisogna dire così, perché è veramente una favola quello che racconta il paese dei balocchi, con tematiche importanti, e devo partire subito ringraziando i tanti volontari, le tante magliette arancioni che già sono al lavoro per regalare veramente alla città questo momento bello, partecipato, che esprime appieno il concetto di fanno città dei bambini e delle bambine, che fa divertire i bambini, ma devo dirlo, fa divertire anche gli adulti. Io ho una bambina di 3 anni e forse mi diverto più io a entrare nella balena che lei. Quindi l'invito è a tutti a venire al paese dei balocchi, a portarci i propri bambini, a vivere questo bel momento che la nostra città sa esprimere tutti gli anni.